Ciao a tutti, eccoci in questo nuovo video dove siamo su PES 2017 per un nuovo episodio della Legend League. Allora, andiamo subito a vedere quello che andremo a fare in questo episodio perché sfideremo. Aspetta, dov'è il calendario? Allora, sistema. Informazioni squadra? No, ok, no, il calendario non so come si vede, perfetto. Eppure ero convinto che fosse così. Vabbè, dettagli. Allora, affronteremo prima il Manchester United dal 95 al 99. E poi andremo a sfidare un'altra squadra che non si sa chi è. Perfetto. Lo scopriremo solo alla fine di questa partita. Allora, divise direi che vanno più che bene così. Anzi, fatemi sapere nei commenti se preferite fare due episodi, cioè due partite per ogni episodio, oppure una. Intanto qui abbiamo subito infortunato Pandev, quindi siamo messi molto molto male. E, però io avevo detto che avrei cercato di non usare giocatori che non sono del triplete, della stagione del triplete, quindi farò in questo modo. Cioè Zlatan resterà fuori. Scelta molto dura. Anzi, facciamo che magari per sicurezza ci potrebbe servire. Lo teniamo qui. Non credo che lo metterò in campo, però non si sa mai. Anzi, vorrei mettere. No, ok, no, siamo a posto così. Possiamo cominciare questa sfida. Guardate lì tutti i campioni che ci sono dall'altra parte. Tipo. Cioè veramente è pieno, anche, compreso Beckham, come potete vedere. Ed ecco una foto della squadra. Dicevo, fatemi sapere nei commenti se preferite avere una partita per ogni video oppure due. Anzi, votate, vi lascio il sondaggio qui sopra, nella scheda potete votare. Ci vediamo in campo, come sempre. Forza Inter. Azione a Milito. Cerca Zanetti, palla per Balotelli. Balotelli per Milito. Milito forse steso, però l'arbitro non fischia rigore. Attenzione al Manchester che prova a ripartire. Grande intervento qui. Attenzione a Kivu. Kivu per Balotelli. Balotelli ha sbagliato il movimento. Attenzione. Fallo. Clamoroso. Fallo qui. No, non puoi. Non può essere questo un fallo nostro. Milito è da solo. Aspetta l'arrivo di Balotelli. Poi deve fare qualcosa. Attenzione, grande il passaggio per Balotelli. Che la può mettere in mezzo. Calcio d'angolo. Perfetto. Attenzione qui al tocco corto. Arriva Kivu, prova il tiro. Fuori, fuori di poco. Attenzione qua all'errore del portiere. Schneider, Schneider, Schneider. La parata incredibile, Schneider. Occasionissima Inter. Balotelli. Il cross murato. Maledizione. Allontanata senza troppi complimenti. Palla larga in profondità. Intervento al limite. Attenzione a Balotelli. Il cross. Milito anticipato. Attenzione così Balotelli. Ancora Balotelli. Dopo il passaggio di Chivu la mette in mezzo. 1-0. Samuele Eto'o la sblocca. Che azione perfetta dell'Inter. 1-2 Balotelli Kivu e come poi, guardate qua il passaggio di Balotelli, di tacco, spettacolare. Poi Kivu si guarda intorno, rivede Balotelli, la mette in mezzo, arriva Eto'o che anticipa il difensore che l'aveva mancata la palla e la butta dentro. 1-0 Inter. Milito, attenzione, dopo il passaggio di Zanetti, non riesco neanche a parlare oggi, però purtroppo c'è la parata del portiere. Attenzione qua alla ripartenza, mamma mia, grande Maicon, che intervento, se non la intercettava poteva finire male. Milito riesce a girarsi, attenzione, la palla per Balotelli, la parata. Attenzione qui a Cole. Attenzione allo United, non è finita, la mette in mezzo, grande Maicon, che respinge. Attenzione qua al tiro, Giulio Cesar poteva anche bloccarla, però ci accontentiamo. Perfetto, finisce il primo tempo, 1-0 Inter. Questo finale di tempo non ci sono state molte occasioni, però abbiamo abbastanza dominato la sfida, anche se nel finale comunque abbiamo rischiato un po'. Non c'è bisogno di ripetere che comunque questa è una partita importantissima e assolutamente da vincere, perché se non la vinciamo potremmo anche rischiare di non passare la fase a gironi. Attenzione a Beckham sulla fascia, prova a metterla in mezzo. Attenzione Giulio Cesar, miracolo incredibile, l'Inter spazza. Incredibile rischio qua, occasionissima e anche bellissima azione dello United, che
che poteva veramente fare molto più male. Però miracolo assoluto di Giulio Cesare. Attenzione a Milito, però a far ripartire l'Inter. Cambia dall'altra parte, attenzione a Schneider che ha un buon tiro. C'è la parata, attenzione. Milito la mette in mezzo. Non è finita. Balotelli fuori, incredibile. Balotelli ha rischiato veramente di raddoppiare con questo gran tiro, fuori di pochissimo. Attenzione ancora all'errore del portiere Schneider. Stavolta non sbaglia Wesley Schneider. 2-0 Inter. Incredibile però l'errore del portiere, che di nuovo, pur vedendo arrivare Schneider in anticipo, ha voluto passarla al terzino dall'altra parte. Incredibile dove ha voluto passarla, è proprio dall'altra parte, il terzino destro, quando lui ha battuto a sinistra. Schneider anticipa e la butta dentro. 2-0 Inter. Partita in cassaforte. 2-0 dunque. Profondità sulla fascia. Attenzione a Eto'o, che la mette in mezzo, arriva Milito! Che parata incredibile! Non ci posso credere che l'abbia presa. Veramente questa è una parata clamorosa. Guardate qua, cross deviato, e quindi la deviazione fa in modo che Milito si ritrovi tutto solo, senza ostacoli. E poi c'è la grande manata del portiere che evita il gol del 3-0. Attenzione qui all'angolo con Schneider, Zanetti colpisce male, palla sull'esterno della rete, sopra la traversa. Attenzione qua Cole in area, la passa indietro, non ci arriva nessuno tranne un difensore dell'Inter, non ho fatto in tempo a vedere chi, che spazza via. Attenzione qui al rilancio, continua a spazzare via, poi il tiro di Kin, palla fuori. Attenzione qui al passaggio per Zanetti, ostacolato, non ci arriva. Attenzione ancora Zanetti, il tiro, mamma mia, l'ho vista dentro, ve lo assicuro. Palla fuori di un soffio. Attenzione a Quaresma, c'è il cross anticipato Diego Milito. Ancora Quaresma, ancora un cross per Milito, stavolta ad anticiparlo è il portiere Van der Gove. Attenzione invece qui a York, lo United prova a riaprirla, attenzione in aria, si ferma, non si sa perché, poi perde il tempo. Però attenzione, non è finita, c'è ancora il tiro, Giulio Cesar però riesce a bloccare. C'è anche la ripartenza dell'Inter, forse no, invece sì, attenzione a Quaresma che è appena entrato, quindi anche fresco. Viene steso, fallaccio qui su Quaresma che aveva saltato l'avversario. E finisce qui, 2-0 Inter. Questa volta direi che è andata molto meglio rispetto alle scorse volte, dove abbiamo concluso il video con un pareggio e una sconfitta clamorosa contro il Napoli, il pareggio con Real Madrid. Una di queste due l'andremo a riaffrontare adesso, vedremo come andrà a finire. Vediamo un po' la classifica, sono curioso perché potremmo aver riaperto tutto. Allora, intanto nel nostro girone Real Madrid ha battuto il Napoli, questo dovrebbe essere un bene. Poi c'è il Milan che batte l'Ajax, la Juventus perde con Liverpool, il Bayern Monaco perde con la Roma 1-0, la Lazio perde 2-0 col Barcellona, perfetto, poi ovviamente ci siamo noi. Ok, veramente questo è un girone molto equilibrato, come vedete c'è lo United primo che abbiamo battuto, incredibile, e poi ci siamo noi a pari con Real Madrid, anzi noi siamo anche avvantaggiati perché abbiamo un gol in più nella differenza reti, ottimo. E poi c'è il Napoli a 3 punti, quindi adesso direi che sarà fondamentale battere la prossima avversaria per assicurarci almeno un secondo posto. Attenzione, abbiamo ancora lo United, sì, perché è vero, in effetti quella era la terza giornata, adesso abbiamo la prima di ritorno ed è ovviamente lo United, quindi abbiamo la possibilità di superarla, incredibile. Quindi andiamo subito a giocarcela, subito, video soltanto con le sfide contro lo United, abbastanza incredibile questo fatto. Divise penso che possono anche andare bene così, la formazione, perché potrei fare qualche cambiamento, ok. Qui devo ancora rimettere Balotelli perché mi ero dimenticato di toglierlo, cioè di rimetterlo. E poi direi che, no, l'unico cambiamento che voglio fare è Thiago Motta al posto di Zanetti, perché vedo che Thiago Motta è un po' più in forma. Capitano quindi diventa Giulio Cesar.
Dovrei anche sostituire un po' Lucio, perché come vedete non è proprio in forma. Solo che in questa partita così importante forse è meglio mantenere il titolarissimo. Ok, direi che allora possiamo cominciare questa sfida. Come sempre, forza Inter. Subito Eto'o sulla fascia, il cross è murato. Attenzione qui allo United. Difficile che non rischia, spazza via. Palla larga in profondità. Eto'o ancora lui, prova a metterla in mezzo, ancora cross murato. Poi ci riprova Michael, incredibile, non riesco a metterla in mezzo, è clamoroso. Attenzione però, ci riproviamo. Sempre con Eto'o. Questa volta il cross va e c'è il gol! E c'è il gol di Diego Milito! Incredibile! Sembra che però abbiano capito che i pericoli maggiori della nostra squadra vengono dai cross. E sembra che ci stanno contrastando più che bene, perché finora questo è l'unico cross che è riuscito, cioè che è andato in area e a buon fine. E come avete visto c'è stato anche il gran gol di Milito, che è sempre lì pronto in area. Secondo gol per lui in questa Legend League. E Inter subito in vantaggio. Prova la giocata nello spazio. Attenzione a York, in qualche modo è passato e c'è il gol, clamoroso. Io qui mi sono arrabbiato perché guardate cosa ha fatto la difesa, guardate qui il passaggio. Passaggio lungo, guardate lì, c'è il difensore, credo sia Lucio. Sì, è Lucio che è in vantaggio, la sta prendendo e poi si ferma. È clamoroso, poi vabbè il tiro da lì che finisce in porta in questo modo, anche quello è abbastanza assurdo, però pareggio dello United. Eto'o va sul fondo, la mette in mezzo, maledizione, cross deviato. Calcio d'angolo battuto corto. Ancora Eto'o, il cross in mezzo, la palla ancora lì. Mamma mia, Balotelli, non ci posso credere che ha fatto un tiro così, non ci posso credere. Attenzione ancora all'errore del portiere, incredibile Schneider, sempre lui, stavolta sbaglia, speriamo che sbaglia di nuovo il portiere la prossima volta. E stavolta Schneider segna, poi c'è ancora Balotelli, che è incredibile, Balotelli finora è inguardabile, ha sbagliato due occasioni in modo veramente incredibile. Attenzione, stavolta è Milito che raccoglie il passaggio del portiere, no, sbaglia davanti a lui. 2-1 Inter, però il portiere che fa cose così. Scusate se io sfrutto questa specie di bug, però diciamo dovrebbe capirlo, invece continua a sbagliare, è abbastanza clamoroso questo fatto. 2-1. Cantona la mette in mezzo, attenzione qui anticipa il difensore, poi attenzione al tiro, Giulio Cesar. Attenzione al gran passaggio di Milito, cioè di Eto'o per Milito, che però viene fermato, maledizione. Era una bellissima azione, Milito in cerca di una tripletta poi. Attenzione qua al tiro di Schneider, parata tranquilla del portiere. Attenzione qui a Balotelli, che però non ci arriva, maledizione, poteva intercettarlo. Attenzione qua allo United, che prova a farsi vedere in avanti, il tiro, Giulio Cesar non si fa scavalcare dal pallone, che poteva sembrare un pallonetto questo tiro. La mette sulla sinistra. Attenzione a York, in area il tiro, ancora lui, doppietta di York, 2-2, pareggia lo United. Incredibile questo giocatore, da tutte le posizioni, con tutti i piedi riesce a metterla dentro, guardate che inserimento. E che tiro a giro, poi guardate che effetto, me l'ho visto soltanto ora. Veramente un gran gol e 2-2, veramente questa è una partita bellissima, anche abbastanza incredibile. Attenzione qui all'Inter con Eto'o, incredibile. Eto'o in area, Eto'o prova il tiro, forse era meglio passarla, mi son pentito di aver tirato, maledizione. Di nuovo Eto'o, la mette in mezzo per Milito, la palla ancora lì e poi c'è Balotelli. Balotelli 3-2. Incredibile, guardate poi l'esultanza, grande Balotelli. 3-2, ma che partita sto giocando. Eto'o la mette in mezzo, sempre Eto'o. Parata, palo, poi la respinge un po' il portiere, cerca di allontanarla, ma Balotelli è pronto e la butta dentro. Clamoroso a San Siro. Ed finisce qui il primo tempo dopo veramente un finale spettacolare, ma tutta questa partita è spettacolare. Guardate lì, partita non dominata, però diciamo che l'abbiamo meritato il vantaggio, forse qualcosina in più.
perché ha fatto quei due tiri lì. Le due maggiori occasioni sono state appunto i gol, perché se non sbaglio non ha creato molto altro lo United. Comunque cerchiamo almeno di mantenere il vantaggio subito così con Milito, che trova Schneider. Attenzione all'inserimento di Samuel. Perché Samuel? O Thiago Motta, non ho visto bene. Maledizione, mi sembrava strano che... No, non era Samuel, ok. Attenzione però ancora, Cantona. Cantona, fermato. Poi attenzione al cross. Mamma mia, spaziamo via, non è finita. Attenzione invece sì, Balotelli. Per Milito, c'era dall'altra parte. Non so chi, non sono riuscito a servirlo. Prova la giocata nello spazio. Attenzione qua, Milito che riapre per... E tu che la rimette in mezzo, stavolta per Maicon. Parata di Van der Goof. Questa è una grande parata. Beckham, lancio in avanti, spaziamo. Attenzione però a sempre quel giocatore lì, attenzione al tiro. Stavo parlando un po' a caso, comunque quel giocatore lì era quello che ci ha segnato la doppietta, non mi ricordo come si chiama. Comunque gran tiro, per fortuna palla fuori, anche se di poco. Milito, stavolta sì, è lui sulla fascia, non ci credo, il cross ha colpito e Balotelli, e poi c'è il gol di Thiago Motta. Clamoroso, clamoroso, Thiago Motta, un gol veramente confusionario, perché c'è Milito che dribbla qualche giocatore e poi va sulla fascia, cross colpisce Balotelli, quindi l'assist mi sa che è di Balotelli. Cosa ci faceva lì poi Balotelli non lo so, non lo scopriremo mai. Poi Thiago Motta vede il buco tra il portiere e il palo e la butta dentro, gran gol. 4-2 dell'Inter, che forse la chiude. Cerca di sfruttare lo spazio. Ancora Milito, attenzione, Milito, Milito prova il tiro a giro, murato. Beckham la mette in mezzo per Cantona, palla indietro e c'è il gol, spettacolare, come sempre, dello United, che la riapre di nuovo. Gol di Scholes, 4-3, che partita stiamo giocando, veramente, oh. Si è aggiustato bene il pallone, ce la faranno. Eto sulla fascia, la mette subito in mezzo cercando Milito, palla deviata credo, no, addirittura no. Prova la giocata nello spazio. Irwin, palla in mezzo, attenzione qui, spaziamo in qualche modo, cerchiamo di ripartire anche se ne dubito. Attenzione qua a York, che è il giocatore forse più pericoloso degli avversari. Decido. Cerca spazio. Attenzione, non ci posso credere, Irwin, 4-4, c'è di nuovo il pareggio incredibile del Manchester United, gol di Irwin. Entra intanto Cruyff al posto di Beckham e qui bisogna andare a segnare perché non possiamo pareggiarla, veramente incredibile. York, non puoi ribaltarmela, non puoi, meno male. Spaziamo via verso l'area di rigore, ma nessuno è riuscito ad arrivare. Attenzione qua, la partita dovrebbe essere finita, però lo United ci riprova, mamma mia che occasione, e finisce qui, mamma mia. 4-4, che partita incredibile, veramente, io non ho parole. Veramente una partita spettacolare, forse abbiamo meritato qualcosina in più per quello che abbiamo creato. Pareggio un po' così, vediamo un po' come la classifica, soprattutto come è andata l'altra sfida. Spero che comunque... Ok, attenzione, Real Madrid ha battuto 4-0 il Napoli. È incredibile, allora vediamo un po' gli altri risultati. Il Liverpool ha perso questa volta con la Juventus, il Milan ha battuto di nuovo l'Ajax, la Lazio invece ha battuto il Barcellona 2-0 dopo il 2-0 del Barcellona nella scorsa giornata, 2-2 tra Roma e Bayern Monaco e 4-0 del Real Madrid. Attenzione, attenzione, perché noi per essere sicuri di passare dobbiamo assolutamente vincere le prossime due partite nel prossimo episodio, quindi non perdetevelo quando uscirà. Vediamo la situazione negli altri gruppi: Milan, Liverpool, Juventus e Ajax, proprio 7-6-5-4 come punti. La Roma invece è in vantaggio, anzi è già passata, almeno credo sì, nell'altro gruppo, nel gruppo 2, davanti a Lazio, Barcellona e Bayern Monaco. Incredibile, se il Barcellona viene eliminato è una delle big più big fuori, quindi sarebbe clamoroso, perché è una delle squadre più forti secondo me che ci sono in questo torneo, una delle favorite. Noi non siamo favoriti per il momento, soprattutto dopo questi risultati, e la prossima sarà proprio contro il Real Madrid, quindi dobbiamo assolutamente vincere per avere la possibilità comunque di andare a vincere questa
cioè a vincere, andare a superarlo, ecco. Quindi se vinciamo questa andiamo a 8, Real rimane a 7. E se, vincendo la successiva contro il Napoli, abbiamo comunque la possibilità di passare almeno come secondi, ecco. Poi dipende anche dagli altri risultati. Quindi per questo video direi che è tutto. Ci vediamo nel prossimo. Ovviamente ricordo di votare se volete che faccia un video, cioè una partita o due partite per ogni video, votando il sondaggio appunto. Ci vediamo nel prossimo video. Ciao a tutti.